Siamo con Daniele Russo e Elisabetta Valgoi che interpretano Qualcuno volò sul nido del cuculo di Dale Wasserman dall'omonimo romanzo di Ken Casey, traduzione di Giovanni Lombardo Radice, adattamento di Maurizio De Giovanni, regia di Alessandro Gassman. La produzione è della Fondazione Teatro di Napoli. Daniele, la malattia, la diversità, la coercizione, la privazione della libertà sono temi molto importanti che vanno in scena in questo spettacolo. È un grande impegno il vostro. Beh, sì, diciamo che andare in scena è sempre un grande impegno, una grande responsabilità, un grande divertimento insieme. Poi quando parli di tematiche che sono, diciamo, ci appartengono, dovrebbero essere all'ordine del giorno, senti ancora di più il peso e la responsabilità. In questo caso, appunto, questo spettacolo fa parte di una trilogia sulla libertà che noi come Teatro Bellini abbiamo prodotto e di cui faceva parte Arancia Meccanica, che parlava della perdita del libero arbitrio in qualche maniera. Qualcuno volò sul nido del cuculo, che parla proprio di coercizione, di libertà, proprio da leggi, da libertà anche mentale, eccetera, e il giocatore di Dostoevskij, che era la libertà dalle dipendenze. Quindi in questo caso una libertà quella proprio più in senso più largo, in senso più ampio, e che a maggior ragione ci dovrebbe far riflettere. Certo. La storia più o meno la conosciamo tutti, qui c'hai Protagonisti. i due contraltari, i due punti Sì. di vista di uno stesso pensiero, insomma, due punti di vista completamente diametralmente opposti di uno stesso pensiero. Siete E molti, molti sulla scena? siamo in 12, sì, siamo in 12, quasi tutti contro di lei. Direi contro tutti, Sì, un po' diciamo. tutti contro tutti. Sì. Elisabetta interpreta Suor Lucia. Che Sì, personaggio è? che personaggio è? Personaggio che non è amato né dai personaggi che sono coinvolti in questa storia, né dal pubblico alla fine, però questo è un buon segno perché vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. È Benissimo. un Né da te personaggio, forse, dai, né da te forse. né da me, nel senso che io devo fare un lavoro molto, molto, molto intimo per cercare di giustificare la cattiveria di questa donna. Forse per me fare un altro spettacolo per Apposta. raccontare e capire la cattiveria, perché la cattiveria credo sempre che sia motivata, c'è sempre una ragione, solitamente è sempre una privazione d'amore in un momento della propria vita. Quindi un E trauma. sì, sicuramente un trauma, però questa è un'altra storia, casomai insomma mi troverò. Scriverai lo spin-off. Esatto, esattamente. E poi odiato dal pubblico, quindi devo dire, alla fine alcune volte veramente faccio fatica, come dice Daniele, ad accettarlo, perché senti proprio le vibrazioni negative del pubblico che ti odia e quindi te le senti addosso e devi fare proprio un lavoro quasi di yoga per cercare Sì, di togliertele. liberare. Però allo stesso tempo, come si dice, questo lavoro ti dà la possibilità di essere come non sei nella vita. E anche se alcuni personaggi si agganciano a delle tue parti, no? Però ti dà la possibilità di essere come di solito non sei nella vita, e questa è una grande possibilità, Sì, cioè essere cattivi. migrare da se stessi in Eh un'altra sì, esatto, in un'altra un'altra vita. dimensione. Sono Questa piccole è migrazioni che esatto, facciamo. questa è l'occasione che Straordinario. ci dà il nostro lavoro. Sì, bellissimo. Tournée in tutta Italia, sold out qui al Savoia. Che progetti avete per il futuro? Progetti per il futuro, subito dopo la fine della tournée mi aspetta un film. Napoli sarà sempre quella che mi accoglierà, quindi devo dire che Napoli la Benissimo. ringrazio per tante ragioni, perché mi ha sempre accolto con Affetto. grande affetto, Mi ha quindi dato anche un marito. mi ha dato anche un marito, Più no, il di marito, affetto. quindi tutto. Quindi sono contenta di poter girare questo film a Napoli. Grazie, in bocca al lupo. Crepi stecchito. E vi aspettiamo a teatro. Presto. A presto.